vincere o perdere, come Warhammer, come coi dadi, dalla corte di Camisano, Nicola Stefanini e Beppe Bergomi. Ora avanza Cinesini. Cinesini dentro, arriva Cavazzi. Per Benedetti, dentro. Parnacchia! Oh, alto! Lezione! Oh! Brutta pallonata nello stomaco per Musetti! Non è che puoi prendere casa, per casa. Aspetta. Tanto non ti perdi. Ora Landini però sbaglia la rimessa laterale! Attenzione a Conti! Oh! Fuori! Clamoroso! Battono subito la rimessa a quelli dell'Eta! Landini per Benedetti! Salta Ginesini! Oh! Metti per Cavazzi con l'Italia! Gol! Alessandro Cavazzi 1-0 Eta! Ed esulta polemicamente con Pato! Che ha dichiarato in settimana che a Cavazzi piacciono le Winx! Ginesini? Marchini! Cavazzi! Sbaglia il mio! Marchini! Sul fondo! C'è l'avanzata di Marchini! Uno più con Conti, splendido controllo di Marchini! Sbaglia Cavazzi, Marchini! In angolo! La discesa di Cavazzi! Sbaglia Musetti! Landini! Sinistro! Alto! Marchini! Avanza! Finta su Vesco! Sinistro! Sul fondo! Marchini! Conte! Destro! Luca! Conte! 1-1! Cavazzi ha messo fuori? Perde il contrasto Musetti! Neri davanti al portiere in rete! Entra di nuovo in vantaggio con Neri! Dai. Marchini? Di tacco splendido per Conte! Il pareggio dell'Ira! Conte! Spalla Landini! Prova Ginesini! Angolo! Errore di Cavazzi! Conti! Ginesini! Destro! E c'è il gol! Oh! Ginesini! Paglia Musetti! Landini se ne va! Destro! Sul fondo! Benedetti? Allarga? Landini? Finte fuori per Vesco? Controlla sinistro! Marchini? Vesco? Vesco le finte ancora? Vesco è maratone di casa sua! Vesco sinistro! Ancora Marchini? Marchini? Ancora? Rientra sul destro! Traversa! Landini! Allarga! Cavazzi! Fuori! Marchini! Allarga! C'è Ginesini! Destro! Traversa clamorosa! Marchini! Riceve! Destro! E c'è il gol del 4-2! Che fa 6? Mi ricorda qualcosa! Ora l'azione la porta avanti Cavazzi! Landini! Palla di ritorno per Cavazzi! C'è Pesca al centro! E arriva il 4-3! In scivolata è il Panzon! Neri? Spalla la porta! Si gira! Non va! Landini! Dentro c'è Neri! Controllo destro! Ginesini! Ora Cavazzi si incarica della rimessa laterale. Palla dentro! Arriva Vesco! Ginesini! Attenzione perché l'azione riparte velocissima! Marchini! La palla è lì! E c'è il gol! Davide Marchini! 5-3 Marchini!
Gavazzi? Prova dalla distanza! Rete! 5-4! Marchini? Ma via! C'è mezzo Conte! Lo serve! Conte! E c'è il gol! 4-6! Tripletta per Conte! Devo fare 6 al massimo. Come lo faccio di un dato? Landini? Splendido numero ancora Landini! Fantastica palla filtrante al gol di Benedetti! Marchini, vince il contrasto con Landini, salta Benedetti, velocità, Marchini, grande azione, supera Neri Gavazzi, e c'è il gol, Marchini, hat-trick, credo che voglia dire Warhammer in spagnolo. Esco, finta, sinistro, pernocchia. Chiesini, Neri! C'è il rilancio di Neri, Genesini anticipa Landini. Il contrasto di Gavazzi. La palla passa per Landini. C'è in mezzo a Gavazzi da solo! Ed è la tripletta di Gavazzi! Che sicuramente verrà convocato in nazionale, ma non guarderà il televideo e quindi non andrà. Oh! L'arrivo di Musetti apre la strada per Benedetti che segna! Il pareggio dell'Etta! Ginesini! Numero di Ginesini! Il palleggio! Destro! E c'è il gol! Marco Ginesini! Si butta in avanti Letta! Landini! La respinta! E allora riparte Lira con Marchini! Contropiede, campo aperto, Marchini! Finta su Landini! Ancora! Numeri su Landini! La palla allargata per Conte! Conte! Poker! È un gioco di carte, non di dadi, quindi non merita la mia attenzione! E l'arbitro dice che può bastare così! Etta 7, Ira 9! Sì, cosa hai da dire? Niente, abbiamo giocato abbastanza bene, abbiamo forse fraseggiato troppo nel primo tempo, dovevamo chiudere la partita prima, poi siamo riusciti a recuperare, abbiamo trovato il pareggio, ma eravamo troppo stanchi e alla fine i reparti non si tenevano più. Cosa ne pensi della mia storia? Dell'allenatore dell'altra squadra ti ha definito un coglione peloso. Chi? Coglione? L'allenatore dell'altra squadra. Io conosco coglione di Tibete, coglione di Monaco, coglione Gran Premio, ma non conosco altri coglioni, mi dispiace. Va bene. Ultima battuta. Quel gol. Come hai fatto a sbagliare? Io non ho sbagliato. Ah, è vero. Ciao. Intervista. Basta! Era Paolini. La partita, la sua squadra meritava di andare oltre il risultato? O pensa che il risultato sia giusto? Penso che il risultato. Penso sia giusto perché la squadra ha mostrato cuore per carattere. Libertà di cornuto! Paolini! Ci ha impagato di tuo lavoro il fatto della settimana. Secondo lei c'era il rigore per l'altra squadra? Ma se lei vuole fare polemica, cioè se lei mi deve dire la sola piazza secondo lei. Ma io non mi arrabbio, hai capito? Io non faccio polemica. Andrea, va bene. È ritornato. Arrivederci. È tornato un mio giocatore ora, tra l'altro che lo si cercava da mesi. Va bene, allora ci vediamo domenica prossima. Domenica. Speriamo di arrivarci domenica prossima.